Wow, che sole! Castelsebrio. Foto. E vai. No, no, non è possibile. Grazie. Io vengo e ce l'ho spesso. Se mi fanno lavorare però, se no no. Cheers. Andiamo più pesante. Allora, io seguo il capo qui. I Magnifici 4, va. Signori. Buonasera. Allora, visto che l'orario si avvicina, riprendiamo un pochino le regole del gioco, perché abbiamo stato un po' di pausa per rifocillarci, mangiare bene soprattutto. E un ringraziamento particolare lo facciamo a tutto lo staff che si sta dedicando per farci mangiare bene tutto quello che messo a disposizione. Quindi diciamo che il lavoro che è stato fatto fino adesso è veramente pesante. Poi intervistiamo ad esempio una persona, no, non intervistiamo. Non lo conosco, io lo conosco. Io ho sentito la Teresa. Yeah, adesso sì! Ma è vero, sì, adesso ti conosco. No. Però puoi andare a trovare la casa se vuoi. Perché lei è andata via oggi, ha un'altra roba da fare. Ma dopo dovrebbe arrivare. Sì. Bene. Allora, niente intervista? Io non lo conosco davvero. Vai, intervista a me. Dai, dai, intervistiamo il giovanottoli. Sei figlio di? Portiere della prima squadra. Di chi è figlio lui? Portiere della prima squadra. Portiere della prima squadra. È importata. Allora, vi segnalo che alle 8:30 si terrà la gara di Tiro alla Fune che faremo nel parcheggio di assente alla palestra. Adesso abbiamo qui però il portiere della prima squadra delle Lunate a cui dobbiamo fare qualche domanda, insomma. Vado, vado. Ok, perfetto. Vuoi andare a vincere qualche noi? No, no. Fate le domande. Sì, ah, come vi siete classificati quest'anno? Così come. Male, però. Che c'è? Prossima andrà sicuramente meglio. No, vai. Prossima andrà meglio. Sì. Quindi siamo. Ma perché mancano gli elementi, perché tanto ci abbiamo un presidente anche della. Siamo del calcio, però possiamo dire quello che vogliamo. Grazie, Press, uno dei pochi che si salve in questa città. Grazie mille. No, così no. Mi dissocio io di questo secondo. No, no. Sì. Ah, un altro della prima squadra! Chi è? Chi è? Vieni qua, Recchia! Vieni da me! Vieni a fare l'intervista, vieni! Vieni qua! Vieni qua! L'abito non fa il modo. L'abito non fa il modo. Se poi vuoi togliere il verdurino. Laura! Che piano, che piano. Va bene, ragazzi. Lui, il dirigente della prima squadra. Ma lui non deve fare niente. Lui è manicato perché conosce mia moglie più di lui. Ah, deve fare tranquillo. Ma noi siamo in diretta TV. Cioè adesso puoi mandare il curriculum a tutto il mondo. Ce ne due ore che sono. Vedere chi mi prende. Non so, non so. Più che altro la diretta TV.
in queste condizioni svantaggio. Però non se ne accorge nessuno. Abbiamo aperto il terzino. Intervistiamo qualcuno lì? No, non c'è nessuno. Stanno lavorando. Come mai? È un po' timida. È timida? Si vede che è una ragazza timida. Sì, è... Entro, eh? Entro. Salamella, la dovetta ci vuole tempo. Questi sono i migliori. Una patatina. E le patatine. Cotoletta. Cos'è? Aspetta, un giro turistico. Un giro turistico. Scusate, giro turistico. Giro turistico. Ecco le quale signore cheese, vai, vai, ehi. Visto che non uscite vengo io da voi, eh. E che caspita, cheese, wow, che forte, ciao. Ciao, ciao, ciao. Caramelle crude. Grazie. Ecco, dal retro. Dal retro. E poi? Dal davanti. Dal davanti, certo. Caspita. La parte migliore, wow. Grazie. Grazie, wow. Beh, però la signorina è meglio. Fai un cuoricino che così. Cuoricino. Eccolo lì. Che bello. Che bello. Bene, bene. Dov'è che lo vediamo? Su sei tu la mia passione. Non so, ho visto il basket, è un grande lavoro. Grazie, gentili signore. Siete splendide. Prego, prego, io sto riprendendo la mia sindaco. Quando muoio sapete dove andare a trovare il fondo. No, no, la mia... Bella. Io faccio la prima volta. Splendida come sempre, grazie. Veramente, grazie mille. Buonasera. Non fammi le foto, sai che non voglio. No, no, va bene, va bene. Allora, il tiro alla fune lo fanno fuori, vero? Sì, in teoria sono fuori. Ma non è che... Non è brutto lì, però si fa maggiore presa, però si rischia di cadere. Il tiro alla fune, gli uomini di là, vero? Sì, di là, di là. Alle? Fra poco. Fra 5 minuti. Allora è ora di andare. Va bene. Ciao Ambrogio. Cheese. Non
eccoli. Allora, ciao. Che bella, ma un attimo, che bella, che bella questa corda. No ragazzi, fate i bravi. La la. Ci proviamo, te c'è quanti di sì, sì, sì. Porco le voglio. Ecco che stiamo allestendo il campo per il tiro alla fune. Così è meglio. Così è meglio. La prima partita di tiro alla fune sarà Gornate contro Locate. Non so se c'è Gornate Locate. Gornate di Vego. Vego dei soggetti di Locate. Gornate è importante. Cheese. Da vicino. È che non l'ho mai presa per quello. Signori, siete già pronti? Sì, andiamo a mangiare il panino e salame. Ci vuole. Andiamo a casa, dai. Ah, ma c'è anche la coppia più bella del mondo. Ragazzi. Eh sì, Vai via, ha detto la coppia. Vai, Cesa. Benissimo. Grazie. Allora, ma ci sta qui la corda? Boh. Quindi c'è la due prove, una a destra e una a sinistra, giusto? Per ognuno, quindi esatto. Sono 2, 4, 6. La meglio delle tre. Bene. Come? Beh, sì. La meglio delle tre, perché se si fa uno pari si va alla terza. Certo. Un saluto a quelli lontani. Se sono 2 a 0 è già finita. Sì. Okay. Ma chi c'è? Ciao Mario. Che vuole dire? Non devi tirare. No, non è il caso. Finalmente si arriva. È qua, è qua. Ma avete i guanti o senza? Senza guanti. Cavolo, ragazzi. Vabbè che lei vi tira. Allora andiamo fuori da qui. No, no, così va bene. Così almeno vi prendo bene. Forza Venegoro. Bravo, ciao. Eccoli dove sono. Cesa. Lei che si nasconde? Oh. Forzalonate! Brava! Allora, vediamo un po', così si dovrebbe prendere bene, sì. Allora, mi dicono che Locate non ha la squadra per il tiro alla fune, quindi in realtà Gornate Locate, la vince a tavolino Gornate. E quindi adesso
Comunque Adorlate non va tanto meglio perché si deve presentare contro Lonate. Quindi adesso praticamente faremo Dornate contro Lonate. Il centro è qui? Quanto deve essere lì la misura? Quant'è la misura, Ambrogio? Che ho visto che... Ah! 3 metri? Segna sui fiocchi! Allora siamo quasi pronti, Siamo allestendo il campo di gara. Le squadre sono già pronte, stanno fremendo per iniziare a tirare la corda. Ma
Oh, sento un po' di tifo e questo è positivo. Un po' di tifo ai ragazzi che tra poco si sfideranno. Quella cos'è? La linea della, della metà che bisogna... Quindi quando il bianco arriva di là hanno perso. Cioè, mica, si fa 200 persone, tutti mi dicono le cose, che bravo, Ambrogio! Allora farei un applauso ad Ambrogio che ha fatto la riga per terra. Perpendicolare parcheggi, bravissimo! Ah, caspita! Allora vi ricordo che la sfida è al meglio delle tre, quindi chi ne vince due su tre ha vinto, diciamo, la, la partita. Poi i punti andranno a fare la classifica generale con gli altri paesi. Ambro. Poi mille che guardano e uno che lavora, eh. È in Italia. Penso che le regole siano un po' a conoscenza di tutti, però ricordiamo che rispetto al centro la bandierina della squadra, diciamo, che tira per vincere deve, o per perdere deve superare la, la linea del centro. Quindi ci sono tre bandiere sulla corda che stabiliscono il, lo spazio di tiro. Ma io sto al centro così prendo la destra e la sinistra. Quella perché a me? Dai, non lo prego. Tu devi tenerli, mentre loro tiro tu devi tenerli. Allora, Gabriele arbitro, Gabriele arbitro. Possiamo, possiamo prendere posto sulla corda? Chiedo all'arbitro se possiamo prendere posto sulla corda. Scusa, sì, quindi direi che possiamo iniziare. Allora, siamo pronti? Datemi un cenno se siamo pronti da una parte o dall'altra. Un attimo. Guardate, si sta ancora preparando. Dobbiamo mettere in tensione la corda. Quindi iniziate a mettere in tensione la corda. Siamo pronti? Pronti? Allora, io faccio il conto alla rovescia dal 3. 3, 2, 1, via! Finita la prima manche, va Gornato. La seconda manche facciamo cambio campo. Facciamo l'antidoping, eh. Troppo veloci. Troppo veloci.
Mazza, ma questo era di riscaldamento però, o no? Non avevamo detto che era di riscaldamento questo. È valida, è valida. Dai, un po' di tifo, un po' di tifo, un po' di applauso ai ragazzi di Lonate. Siamo un po' di parte, però visto come è andata la prima sfida direi facciamogli un applauso anche per i ragazzi di Garnate che si sono provati veramente bene. Ma siamo pronti per la seconda sfida. Cioè li avete letteralmente tirati. Ancora un attimo di pausa così facciamo prendere un po' di fiato. Ci vuole. Ai ai ai. Stiamo sistemando la corda, c'è qualche problema sulla bandierina. Ok, a posto. Mettiamola al centro. Ci siamo? Non ancora? Ci siamo? Siete pronti? Allora vado, 3, 2, 1, via! Niente, seconda sfida vinta da Gornate, quindi Gornate si aggiudica questa manche 2-0 su Gornate. Mamma mia! Mostruosi! No, va bene, dai! Ok, adesso rimettiamo giù la corda per la seconda manche. Ma Piero Castelsepio, se le persone che devono arrivare sono arrivati, ok, quindi adesso facciamo Abbiate contro Castelsepio. Se volete iniziare a prendere posto sul campo di gara. Vi siete spaventati con quelli lì? Mamma mia! Le squadre sono pronte. Thank you.
Mi sembra di capire che la squadra da battere è Gornate. Bene, peccato che ti non me la dette. Siamo pronti? Siamo carichi? Un applauso anche a questi due compagini, dai, un po' di tifo, dai! Allora, potete prendere la corda in mano, così iniziamo a segnare la mezzeria. Iniziate a metterla in tensione. Ci siamo, sì. Siamo pronti? Tensione della corda. Un attimo. Ci siamo? A posto, 3, 2, 1. Vai! Dai ragazzi! Vai dando! 1, 2, 1, 2, 1, 2! È la prima volta che la giudica abbiate! Complimenti! Dai, dai! Prima mancia abbiate! Prendete un attimo di fiato adesso e ci prepariamo per la seconda mancia. Sì, ogni tiro cambiamo campo. Ah, se volete si accettano anche scommesse, eh? Possiamo mandare in giro dei bagarini per fare delle scommesse. Se abbiamo qua il bagarino ufficiale. Siamo pronti per la seconda manche? Fai la faccia, Ambro. Sì, si sente il muscolo. Appoggio la corda sulla pancia. Così sta su. Ci siamo?
Ci siamo? Possiamo partire? Un attimo. Ok, 3, 2, 1, via! Partenza falsa, un attimo. Partenza falsa, deve fischiare comunque il giudice. Ok. Allora, dovete ascoltare comunque il fischio dell'arbitro perché al mio 3, 2, 1 poi l'arbitro valuta quando la bandierina è esattamente sulla linea e da lì parte la gara. Tensione. Ok, 3, 2, 1. Anche la seconda se la giudica Abbiate e quindi Abbiate vince 2-0 su Castelseprio per la seconda manche. Allora una nota di servizio, abbiamo notato che il momento della partenza è un pochino complesso. Allora per le squadre, attenzione, per le squadre vi dico dal prossimo tiro facciamo tensione e fischia solo l'arbitro. Quando l'arbitro fischia la gara inizia. Quindi per tutte le squadre da qui non facciamo più un 3-2-1 perché sennò si perde tempo. Allora adesso facciamo Lonate e Venegono. Quindi prego Lonate e Venegono di presentarsi sul campo di gara. Allora, siccome Locate non c'è, questa è l'ultimo tiro di questa sera, quindi Lonate e Venegono è l'ultimo tiro. Castelseprio Locate, a questo punto Castelseprio vincola tavolino su Locate perché in realtà Locate non si è presentato. Siamo pronti? Allora vi ricordo che io non dirò più 3-2-1, ma se dovete sentire direttamente tensione e poi l'arbitro deciderà quando la bandierina è in linea con la riga di fischiare, da quel momento lì parte la gara, ok? Se è tutto chiaro possiamo prendere. Attenzione! Adesso ripositiamo la corda, vi invito a cambiare campo nel frattempo. È dura, eh?
sta prendendo per lungo il fiato i nostri atleti. Siamo pronti per la seconda manche. Chiedo al giudice di gara se siamo pronti o no. No, no, riprendo di lì. Perché faccio una volta di arresto, cambio colore ogni volta. Eh sì, perché altrimenti okay. Prendo solo siamo uno. Siamo pronti? Tensione! Tempo di tifo! Tempo di tifo! Lonato non vi sento, poi il tifo per Lonato, niente! 2-0 per Venegono. Quindi si conclude anche questa manche con la vittoria di Venegono. Però un applauso a tutti gli atleti, perché il tiro alla fune è veramente uno sport duro e diciamo allora, un applauso anche ad Ambrogio, infatti, che ha dovuto mettersi in mezzo e tenere entrambe le squadre a bada, quindi bravissimo. Allora, visto che Locato non c'è, di fatto il tiro alla fune si conclude qua perché mancano le manche di Locate, come abbiamo detto prima. Vi invitiamo a raggiungere ancora adesso il campo di calcio, perché abbiamo ancora due giochi che sono Pesta al chiodo e Bunga la gomma. Quindi se volete raggiungere il campo di gara dove eravate prima sul campo di calcio, potete assistere i giochi che da poco per imparare a nel frattempo potete comunque fare il riferimento ai nostri stand a creare, ci prendono una buona birra e questo è anche un gioco ma qui per un partito lo spesso lo spesso era ancora lo spesso che è tornato in relazione. Grazie a tutti per la partecipazione. Vai, buonasera! Forza Venegono! Bravi, bravi! Forza Venegono! Devo fare una carica di massa e senza di mangiare qualche chilo di pasta fritta in più. Una volta la torre della spazzata.